In questi giorni da Brescia stanno passando tutti i maggiorenti del governo Renzi. Dopo il ministro Delrio, il ministro Martina e la ministra Boschi, il presidente del Consiglio in persona ha fatto tappa a Brescia. Ci si chiede come mai tutta questa attenzione da parte del governo Renzi per una città che sicuramente ha una grossa importanza a livello nazionale dal punto di vista degli assetti finanziari, che sicuramente ha ancora un tessuto industriale importante in grado di incidere, ma che dal punto di vista della modernità portata avanti dal governo Renzi sta dando delle risposte che non sono quelle che il governo vuole. Questa modernità tanto acclamata all'interno dei salotti in realtà si sta rivelando come un impoverimento generalizzato della società. Le contraddizioni legate alle disuguaglianze sempre più pressanti fra i cittadini, il fatto che non esistono più diritti. Il fatto che chi lavora oggi non è più pagato per il lavoro che fa e le questioni ambientali che continuano ad insistere in maniera pesante sul territorio bresciano sono le principali contraddizioni che faranno perdere questo referendum al governo Renzi. E quando Renzi e i suoi accoliti ci vengono a dire che noi siamo alleati con CasaPound per cercare di sminuire il ruolo che stiamo giocando dal punto di vista sociale per far vincere il no, ricordiamo a Renzi e a tutti i suoi accoliti che noi siamo gli unici che sono scesi in piazza per contrastare CasaPound ed ogni forma di fascismo in questo paese, in questa provincia ed in questa città. Purtroppo non siamo mai stati affiancati da dirigenti o semplici militanti del Partito Democratico. Anche per questo io credo che il no il 4 dicembre sarà vincente e che Renzi dovrà tornarsene a casa e rimettere in discussione tutta la sua modernità, che sicuramente non gratifica nessuno e non fa fare passi avanti a questa società.